Le attività commerciali di Pietracamera non pagheranno la Tari per tutto il 2020. Non si tratta di un rinvio, proprio per quest'anno questa tassa è stata annullata. Esattamente, è stata una precisa scelta dell'amministrazione, visto il periodo molto particolare che abbiamo attraversato, forse unico. Venivamo già da un'invernata difficile, se non un'invernata senza neve, quindi già queste attività commerciali provate da questa cosa, poi è arrivato il Covid che ha bloccato e fermato non solo Pietracamera Proiettivo, ma ha fermato anche il mondo, direi, e quindi c'era una netta difficoltà di queste attività, le ho sentite, per il loro futuro. Si prospetta una stagione estiva con delle incognite, forse anche incoraggiante da un certo punto di vista, visto l'afflusso delle ultime fine settimana, che forse rendono più fruibile la montagna rispetto al mare. E quindi c'è stata questa cosa, noi non possiamo fare quegli interventi che poi sono compito dello Stato, degli enti sovraordinati, però per quel piccolo abbiamo deciso di usare una parte dell'avanzo di amministrazione per togliere la Tari a tutte le attività produttive del territorio. Quanto costerà al Comune questa scelta? Questa scelta circa 40.000 euro, 40.000 euro che potevano essere usate per fare altri investimenti sul territorio, di solito vengono usati per questo, adesso che è stato liberato l'avanzo di amministrazione, abbiamo deciso di fare un investimento sulle persone, su coloro che hanno creduto sul territorio, che ci credono ancora e che vogliono continuare a sperare. Come hanno accolto questa decisione le persone che lavorano sul vostro comune? Ma c'è stata un'ottima accoglienza, direi, perché in questo modo noi lasciamo dei soldi in tasca a loro. Loro devono affrontare anche altre spese, si sono dovuti adeguare a queste norme, e in questo modo noi diamo un po' di respiro e facciamo in modo che questa ripartenza sia un po' più agevole, e quindi gli diamo anche un po' di speranza per loro e per noi, per tutto il territorio montano. Forse siete l'unico comune che l'ha proprio azzerata, molti l'hanno rinviata, voi l'avete proprio annullata. Esattamente, questo l'abbiamo potuto fare perché ne abbiamo le possibilità economiche, infatti per il meccanismo della Tari si può coprire solamente con fondi propri, e quindi noi avevamo questa possibilità e abbiamo deciso di fare, è stata proprio una precisa scelta, fare questo piuttosto che fare un'altra cosa, investire sul capitale umano, su questo capitale di entusiasmo per far modo che ridare vita al territorio, e poi ci sarà un indotto, comunque le attività lavoreranno, faranno lavorare le persone e quindi ci sarà un beneficio per tutto il territorio.